Oh, ed eccoci qui, buon venerdì patati, benvenuti nel nostro fantastico appuntamento mattutino dedicato ad Overwatch ovviamente, dove ci metteremo all together a giocare ad Overwatch, a completare un po' di missioncine, livellare e soprattutto cercare anche di prendere un pochino di gold per prendere la skin che ci sarà la settimana prossima a tema One Punch Man. Mamma mia, io non vedo l'ora. Nemmeno buongiorno a tutti e benvenuti al nostro Milkshake, a Kuro Alec, a Over Jeff, Best Boy, what's up? Hello, thank you so much for joining us. Nix, buongiorno a chiunque sia nella nostra chat. Benvenuti, patati belli. Ne approfitto anche per cambiare overlay, quindi buongiornissimo ufficialmente. Ciao, 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 patati. Buongiorno, buongiorno. Spero abbiate passato bene la giornata di ieri. Spero che questo venerdì, capelli in bocca, venerdì sia passato nel migliore dei modi. Ovviamente lo facciamo giocando insieme, divertendoci. Ovviamente prima di iniziare facciamo i soliti le comunicazioni, tra cui i drop attivi. Vi ricordo che siamo per un'altra settimana ancora, fino al 14. Fino al 14 di marzo potete prendere i drop, quindi spray e cendolino di Reinhardt. Quindi approfittate, mi raccomando, per riscattarli. Poi vi ricordo anche del giveaway. Se non siete ancora entrati nel giveaway, entrate, che si dice per la gift card di Kingwin, 3 euro da 50 euro, quindi approfittatene, un giveaway completamente gratuito e potete pure vincere, quindi approfittatene, ne facciamo uno ogni settimana. Vi ricordo anche del viaggetto in Giappone che faremo dal 7 al 20 agosto, quindi mi raccomando, approfittatene, fatelo, non ve ne dimenticate, anche perché il prezzo è bassissimo. Se avete dubbi, domande, curiosità, potete chiedere a me e ripeto, il prezzo è veramente basso, troverete il prezzo più basso con tutti questi vantaggi da nessun'altra parte, quindi approfittatene. Altra cosina importantissima, mi devo mettere online su Epal perché devo farvi vedere il mio bellissimo profilo. Epal, signori, il nostro fantastico sito dove mette a disposizione un sacco di servizi gratuiti e non, tra cui possiamo giocare insieme a Overwatch 2, a Valorant, fare video call, cioè ho messo pure un selfie service, posso aiutarvi pure sul vostro canale Twitch, possiamo giocare insieme a Fortnite, Fall Guys, Elden Ring, Amogus, Minecraft, Animal Crossing, Rainbow Six e tanto altro. Possiamo fare anche voice chat insieme, possiamo farci vederci un film, una serie TV, una quel che volete lo possiamo fare, quindi mi raccomando, approfittate, anche perché chiunque sia poi abbonato al canale avrà anche della scontistica, quindi approfittate di nuovo, mi raccomando. Detto questo, possiamo anche rimuovere Epal e possiamo avviare Overwatch. Per fortuna c'era anche un aggiornamento da fare, ho visto su Button, l'ho fatto velocemente. Ciao, comunque Waynox, buongiorno, Hilu, come va? Tutto a posto, ragazzi? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi ricordo, ragazzi, un'altra questione importante. Vi ricordo che stasera io non ci sono in live perché devo aiutare quel poveretto di Luxor al lobby. Perché questo weekend sarà bello intenso, c'erano un sacco di compleanni, c'era il torneo di Tekken, insomma, sarà un bordello, quindi ha bisogno di me, di aiuto. Quindi stasera, ragazzi, non c'è live, lo ripeterò poi sia sul gruppo Telegram e sia nelle storie di Instagram. Altra questione importante, lunedì mattina facciamo live, sì, ma molto probabilmente durerà solo 2 ore per una semplice ragione. Facciamo questo tentativo di partecipare a Ciao Darwin e vedremo un pochino come andrà. Comunque io vedo un Kuro Alec, un Jeff e questo è un mio utente di Epal che aveva chiesto di giocare, quindi lo invitiamo, sarà nuovo del gioco, quindi bisogna carriarlo, quindi mi raccomando. Prego ragazzi, accomodatevi, accomodatevi, si fa rapida. E mi metto io, vado direttamente di Meowsi, così mi diverto. Quindi mi raccomando, queste piccole rubine, queste piccole accortezze e via. No, ma che rank la mattina, ranked. La mattina ranked, tu sei pazzo, no, non lo farei mai. Non lo farei mai. A massimo le ranked della mattina le faccio già verso le 13, quando sono già sveglia e ho già giocato per 2 ore belle intense, solo per quello. Siamo ancora un po' tutti dormendo, siamo mezzi rincretiniti, quindi è normale, bisogna andare con le punte, così, con le punte dei piedi, insomma. Ciao che Magu, buongiorno, hello, hello, ragazzi, a tutti quanti voi. Oh, Buongiornissimo. Oh, ottimo Waynox, ottimo, sono felice.
Come no, io le farei, anzi, forse dopo mi faccio gli ultimi due game così vedo che rank mi dà. Ecco, quello ha già più senso, yes. Io ti chiedo di rifarmi solo un game. Cioè, più che altro dovrei vincere solo una partita per sapere che rank sono, ma siccome ne ho vinte, ne ho perse in mezzo, non assai, però, oh, anche se faccio una vinta, una persa, una vinta e una persa, questo mi fa comunque scendere, assicuro io poi scendo. Che palle. Vieni, Jeff, ti invito, ti invito. Ah, we'll take it. Na na na, na na na. Ma no, che basta, ragazza, è vecchissima. Where have you been? There's no ways I read. No, there are place, ways, vabbè. Io mi papino anche nelle parole. Hello. Oh, buongiorno. Allora, devo fare un attimo una cosa. Ci Trasferimento sono. Allora, Nether. posso chiederti che web che mi usi? Assolutamente sì, certo che puoi. Tieni conto che sta scritto su tutto quanto sotto. Sotto nella description del mio setup c'è scritto tutto quanto. Puoi controllare lì, ma nel caso te lo dico pure. La webcam è una Logitech C920, invece il microfono è uno Non preoccupatevi, Shure vi copro le spalle. MB. Sento di Qualcosa, aver non mi dimenticato ricordo. qualcosa. Comunque è quello che si Purtroppo utilizza in quella genere scatola alle non radio era per avere adatta. È il una cuore. voce un pochino più Ti ricordi bellina. del martello e lo scudo? Ah, e ovviamente siamo anche Gaming Ambassador di Pensavo che gliela MSI. sta. Ovviamente. Ti devo alzare il volume di gioco? Ok. Primo If round. you gave me the Sei pronto, chance, Jeff? I will get Al tuo fianco, ok? Respirate a fondo. Possiamo farcela. Ah, ti senti più forte? Where have you been? There's no ways I read. Oh, perché dice proprio ways? Place? Vedete che sto dormendo, voi non mi credete. Ora sto meglio. Ecco perché vi dico, perché ora come ora non ha senso fare ranked. Aiutatemi. È come menarsi la zappa ai piedi. E non vi arrabbiate con Reinhardt, che sta iniziando a giocare da pochino. E potrebbe non essere bravo, anche se vedo che smartella bello incazzato come una biscia. Mi facciamo toccare il punto? C'è qualcuno? No, vai, tocca. Ah no, c'è. Perfetto, Jordan. Questo gioco se ne andrà a fanculo. Perché io prendo il punto? Oh oh. Oh, ma c'è una Widowmaker scassa cazzo. Ops. Cacchio. Ciao, El Conchino. Buongiorno, buongiorno. Ah, ok. Ciao, ciao, ciao. Comunque, buongiorno, buongiorno. Come stai? Tutto a posto? Cibernetica è davvero E lui? C'è straordinaria. la Widowmaker, ci ha asfaltati completamente. Va bene, non va niente. Potenziamento ai danni in arrivo. E niente. Edo, buongiorno, che cos'è una citazione ad Undertale? It's a beautiful day, isn't it? Birds are singing, flowers are blowing. On days like this, kids like you should be burning in hell. Madonna! Quella frase, io ti giuro, i brividi, Edo, no. Madonna! Tutto quel gioco mi dà i brividi, orca boia. Ci sono persone che non hanno ancora giocato ad Undertale. Per fortuna Isena l'ha giocato, a quanto ho capito ha giocato, cioè non mi ricordo, però a quanto ho capito ha giocato tutto il gioco in pacifist. E ho detto che poi lo vuole giocare in non mi ricordo più. Vabbè, in modalità diciamo cattiva dove ammazza tutti quanti, però perché voglio vedere cosa succede. È ora di un nuovo piano. Ciao Furbos, buongiorno. Come stai? Tutto a posto? Big momento, Madonna. E tu, se, guarda, se ci fai caso, Edo. Vabbè, so che non ci scriviamo su WhatsApp. Però, secondo. No, scusami, su Telegram ce l'ho scritto. Se controlli la frase di Telegram, la mia bio di Telegram, quella è di Undertale. È una frase di Undertale. Grazie, Edo. Grazie, patato.
Grazie per la sub. Sam! Hello Sam, what's funny? Me finish exams. I know. I mean, I know you were busy. If you weren't writing me, it means we were really busy, so it's okay. And I'm super happy you're fine and you're okay, man, really. Also, going in on the first plane. First time you're going on a plane, I'm super happy for you. Let me know the experience and where are you going? I'm curious now, where are you going? Vediamo se le disegnate tu. Allora, non io, ma la mia migliore amica, lei è illustratrice. E quindi disegna proprio per lavoro ed è bravissima. Pure esclamativo, grafica. Così se sei interessata ai suoi disegni puoi chiedere a lei e hai il suo contatto Instagram. O sono morta. Palese. Ho visto che mi ha aiutato, anzi, grazie. La genosa, grazie pure. Ti ringrazio, Mago. Ripeto, se fai il punto esclamativo grafica è contato dalla mia migliore amica e se hai bisogno di chiederle qualcosa glielo chiedi, anche non per forza di Twitch, eh? La quarantesima ho una sorpresa, but you have to wait. Ok, Edo. Penso che la quarantesima sarà tipo la sub al compleanno, o sbaglio? Suka, io ho restato. Bella. Fate. Ok. Comunque aspetterò Edo con molta ansietta, ma aspetterò. Ti piacciono i gatti? Sì, un po' tutti gli animali mi piacciono. Cani, gatti. Tanti altri, sure. Ma? Quell'anzo maledetto bastardo era lunghissimo, peccato. Peccato, eravamo vicini, mannaggia. Me going because I haven't seen one of my sisters for 5 years now. Also, I hope you're doing great yourself. Yeah, I'm good, fine. And I'm happy you're checking for your sister. I'm super happy and I hope you guys have a super great moment. I was saying day, but no. Great moment, great days with her. Eccola, ed aspetterò curazia. Non lo so, devi dire tu, Isena, se c'è lo scroto d'acciaio o meno. Grazie per il bittino, patato. Buongiorno, come stai? Impedisci una res e poi ressa. Io mi preoccupo sempre, Anna. Io ne ho 4, sì, c'è la... c'è la madre di Luxor che ha 5 gatti e un cane, quindi tutto ok. Tutto ok, tutto nella norma. Dopo sono fatti fare usare un personaggio, giusto? Sì, con i punti canale, cioè sezione tipo choose my next hero, una cosa del genere. E lo puoi scegliere, yes. Ehi Sena, so che sei incazzato. Lo so e lo capisco. Per il resto, Edo, come stai? Tutto ok? Come è andata ieri all'uni... Vabbè, mannaggia, che università, non scuola, vabbè, insomma. Come è andata? Comunque io mi sono rotta il cazzo e mi prendo Moira. È il momento di distruggere quell'anzo schifoso. Mi sta sul cazzo troppo. L'umanità è in catena. Che c'ha il bimbo? E non ha internet. E la team è abbastanza bastarda, quindi lo capisco, gli sono molto vicino. No, no, può essere quel che più desideri. Ma sto distruggendo il muro, annegga il cazzo. E ci sarò devastato completamente. Sorry se ieri me ne sono andato così del botto, ma stavo a far ride e ho interrotto proprio in mezzo. Vai, immaginavo, tranquillo, non ti preoccupare. Tranquillo.
Ottimo, e adesso fece tu ti stai divertendo anche su Destiny. Come sta andando questo? Non so, Destiny DLC, espansione, insomma, queste novità su Destiny ti piacciono? Vabbè, no, non serve dirti, Jeff, che verrà immediatamente comprata, sì? Sì, sì. Sto cercando di refresh. Beh, niente, sono morta. No, sto cercando più che altro di refreshare, sai che cosa? Sempre la pagina di Kingwin. Per avere 1000 monetine a 5 euro. Per mo stanno a 7 euro. Vorrei avere un po' di meno. No, sta diva ha dato fastidio. Qua solo ora sono riuscita a... non ce la facciamo a toccare, lo sai? Peccato. Gigi! C'è sto bug dell'arma dorata ancora. Ancora c'è! Pensavo che l'avessero fissato! Sì, quell'altro cretino del DPS che dice Hug Tang Diff. Cretino del cazzo, manco in inglese a scrivere. Vabbè, ok, andiamo avanti. Allora, recupero i vostri messaggini. Deludente di storia. Contenuto ci siamo, abbastanza figo. Deludente come storia, minchia, mi dispiace, Edo. Poi siamo tutti attivi finalmente. Ho qualcuno con cui giocare. Dai, Edo, sono felice. Usa Genji. Ok, allora datemi 2 secondi. Devo cambiare ruolo. Ok, mi sono messa DPS. A posto, ora potete riscegliere di nuovo il vostro ruolo. Choose your destiny. Vai tranquillo, non si può fare. No, vabbè, figo, il pupa è un'opzione che io stessa ho messo, quindi non è un problema. Allora, fatemi vedere un attimo. Lista dei desideri. No, ancora a 7 euro e 3 centesimi, 1000 coins purtroppo. Ancora niente purtroppo, non l'hanno ancora abbassato. Anche perché, vediamo un po'. Perché vedi, se ti prendi 1000 euro non hai il bonus, però se magari decidi di prenderti il pacchetto da 20 euro, invece che ricevere 2000 monete, ne hai 2200. Quindi ne hai sempre un pochino di più, quindi in genere prendo sempre questo pacchetto che è un pochino più, magari un po' più conveniente. Però vediamo un po' come va, dai. Aschia, la prossima richiesta di Gage, vi prego, basta che non la spammate. Nella mia lista di desideri ci sei tu. Ottima frase, la utilizzerò con qualcuna come pick up phrase. Ma vaffanculo, Edo. Vabbè, sto scherzando. Edo che ruba le frasi di approccio. Olè. Comunque, a parte questo momento, rubare... Sì, effettivamente... Però la utilizzerai, la sei... Vabbè, rubata tra virgolette, insomma. È un modo di dire, insomma. Vabbè, lasciamo stare, sto ancora dormendo. Può essere che sto svalvolando. Allora, volevo vedere però sullo stesso Kingwin. Overwatch 2. Se c'è qualcos'altro scontatino. Ma temo, mi sembra che anche quella 500 monete non ha, no, quella 500 monete proprio non conviene assolutissimamente, ma mai nella vita. E niente, tocca attendere un pochino, aspettare, vediamo un po'. Preparatevi ad attaccare. Seleziona il tuo eroe. Eccoci. Pronti! Sempre meglio di quella che ho trovato oggi su Instagram. Ciao, sei molto carina. In che senso, Nyx? Mi sono persa qualche passaggio? What happened?
pace è donata. Ehi, è stato onesto almeno. Sì, sì, effettivamente. Carico è pronto. I agree. Quando qualcuno è onesto è sempre bello. Io però so quando si parlano di queste cose, io vi giuro, non sopporto quando le persone non ti seguono neanche su Instagram. La prima cosa che fanno è scriverti e dire ciao, voglio conoscerti. Io, vuoi conoscermi ma non mi segui neanche su social, non vedi che cazzo pubblico, non sai cosa cazzo mi piace, buh. Cioè non so se effettivamente è carina, ma you get my point, eccola. Damn, I'm terrible at this. Sì, sono d'accordo, Edo. Edo, vuoi venire in vocale? Vuoi venire in vocale? Così ci fai vedere quanto terribile sei nelle pick up phrase. Mamma chiama, il figlio risponde. Ecco, bravo. Ecco, ecco, Nyx ci... Oh cazzo, ci faccio una torretta. Eccola. Dicevo, ciao, voglio conoscere il tuo ragazzo. Lo conoscerai ad agosto, quindi aspetterai. Letteralmente tra... Facciamo tutto marzo, aprile, maggio, giugno. Aspetta, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 5-6 mesi. Scusate ragazzi, è un po' bimba di ancora imparare con le dita. Allora. Oh, mi devi dire, adesso mi dirai da novembre ad agosto, quanti mesi sono? Senza contare, ora. Sì. 10 dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Sono 9! Ma tu devi aggiungere 3, sempre. Aggiungere tre diventa uno, no? Cazzo dici, coglione! Ma la strategia è quella, se tu non la sai, non è colpa mia. Io ragazzi, ovviamente. Io lo sapevo che il liceo Fermi facesse caccare, ma non fino a quel punto, però... Ma si sa, comunque alla fine è sempre quella la cosa, no? Allora, cioè... non so bene, Nyx ha detto tipo, Fra mi hai già annoiata. Aia Francesca, hai già annoiata. Mi spiace per te Francesca. No, non posso essere dicendo riferimento a me, Nyx. Ha detto Fra, io leggo Fra sei tu, non so. Io vi odio quando vi chiamate a vicenda Fra. Però vabbè, io... nel mio caso non... Io so Fra, non io. Cioè, il problema è che anche mia madre, magari quando c'è mio zio, cioè suo fratello, sono morta. Eccola. E chiama Fra. Minchia. E allora, mio zio, che è il fratello di mia madre, si chiama Francesco. Ogni tanto mia madre parte il Fra e tutte e due ci giriamo. Io, mamma, ti prego, Dio, Francesco, non lo so. E mia madre, zia, hai ragione, ma scusa. Quante volte magari si metteva lì a parlare al telefono con mio zio. E sentivo, beh Fra, come stai? Io, stai parlando con me, mamma, poi la vedo al telefono. Io, fanculo. Oh. Dai, ho quasi la ulti. Sono stupida. Peccato, ho fatto solo doppia però. Va bene così. Nana e Torbia sono andati. Junkrat, nimi. Peccato. Cosa è successo quando ho detto Junkrat? Junkrat, nimi. C'è stato uno scambio di kill, ma state perdendo il punto forse? Sì. Bella. Geniuji. Ryuji no Keokurei. Ok, è proprio ciccino il doppiatore di Genji. Letteralmente è la persona che fa la voce più proprio intimidating. E tu, che ciccino? Ma cosa ti spaventa allora? La morte soltanto. No, stavo ripensando, è carino perché... Cioè, non è proprio come persona, insomma, è proprio carino. Perché addirittura si è visto durante una convention in America. Sono stati invitati un bel po' di doppiatori di Overwatch. Tra cui addirittura Genji e... Fa culo. E il doppiatore di Genji è emerso insieme.
Si vede proprio che filmano il doppiatore di Geggi che va nella zona di Mercy. Nella zona di Mercy arriva e dice tipo ciao Angela, questo è del cioccolato ed è svizzero, e lei ah, che bello, grazie Geggi, tutta vada carina pure lei. Per prendere come citazione proprio le voice line loro di San Valentino. Dato sì, ma è un video vecchissimo. Sì, sì, ma sono proprio cicci, mi ricorda ancora questa cosa. Ma che roba, aspetta, no, ma si c'è a Melanix, perché lo odiavi? Tralasciando il gameplay, se parliamo di storia o robe così, come puoi odiare Genji? Lei ama Anzo, lei è una Anzo lover. Lover. E poi è bello wow. Come personaggio, come l'hanno ideato. No, vero Genji. Anzo è un bastardo, di lore è un bastardo Anzo, quindi... E poi so che Kurale che lo adora come personaggio e vabbè, cazzi suoi. Perché giocando support me li ritrovo sempre addosso, ha detto Nyx. Vabbè, ok, se parliamo di roba di gameplay... Lo posso capire, ma se parliamo di storia... Che t'ha fatto quel poveretto? Oh, Isena, va bene. Questa non è la fine. Non penso Isena, comunque. No, non penso. Fatanni uguale Fatanni. Ecco, sì, traduci per favore, che noi siamo ignoranti, non sappiamo queste cose. Sembra tipo un personaggio di Berserk, Fatanni. Dici? Okay. Basta! Okay. Nyx, quando scriverai una frase senza correggere, chiamami. Sto ancora aspettando. I'm dead! Cazzo. Va bene, ok. Che bastardi. Comunque c'ho la ultimate, eh. I'm fucking ready. Ma arrivo. Persevererò oltre la sconfitta. Arrivo. Cerco di essere là. E lo tuo che mancano Zanda, cazzo! E non solo potrei scrivere fallo, sì, e io sapevo tu. Vabbè, pushiamo. No, oh mio Dio, ho perso il checkpoint. Ma che TTS, non è romantico se non me lo leggi. Ora allora, ho la ulti, non so mai quando utilizzare la polarizza tracer che mi asfalta. Ok. Carica! Madonna! Sì, Sera, ti sento, ti sto sentendo. Sì, sono tutto retti. Ok, Sera, sì, sì. Termi molto. Sento così che lo vinco. Abbiamo ultimate completamente inutile, ma abbiamo vinto, GG. Io ho fatto caccare. Beh, in realtà no, sai. Se ti prendi i DLC fino alla regina dei sussurri, sono 20 euro forse. Perché li prendi tutti. Ciao Chaval, hello. Hello, buongiorno, come stai? L'ultimo fa schifo, quindi non prende. A posto, fa culo, adesso mi rimetto healer. Perfetto. Non si arriva la mia richiesta. Oh no.
What do you wanna ask? Kiriko e Zen che cercano di contestare con tutto il team avversario contro. Ecco. E se sono presi nel culo perché abbiamo vinto, godo. Bevo? Alla tua? Eccoci. Merci. Ok, a posto, grazie. Merci, checkpoint. Allora, beh, posto questa partita, merci. Se qualcuno poi vuole richiedere i personaggi, saranno tutti quanti le partite successive. Per mo, giocherò merci. Tie. Ma io poi devo mettermi a correggere un documento che me l'hanno corretto finalmente. Poverina, la mia collega ha detto che sta ammalata. Che ieri l'avevo detto, per favore, mi... C'è un documento che mi hai dato, non so perché, la parte italiana c'è scritto in tedesco, quindi per favore me lo puoi correggere. Mi ha risposto solo stamattina e mi ha detto scusami se non te l'ho fatto prima, ma sto male. Aveva scritto I'm sick. No, scusami tu, non volevo metterti fretta, tranquilla. Wow, Francesca gentile, che bella cosa. Sono sempre gentile io. No, perché di solito... ti metti a blastare la gente. Ma lei non ha fatto niente, poverino, mica voleva stare... No, no, lo so, ma sentirti calma per una volta è rincuorante. Mi fa pensare che c'è del buono ancora in te. No, scherzo. Aspetta, ora vi devo raccontare una cosa. Madonna, eh sì, se vuoi rimani con noi ti diamo un po' su di morale, ecco. Gaggi per 15 partite... chiudo la live piuttosto. Sarebbe più interessata a sto gioco. E giocaci! È gratis, non è a pagamento. Ormai da quando è uscito Overwatch 2 ad ottobre è gratis, completamente gratuito. Su qualsiasi piattaforma ed è pure... cioè, non per cellulare, però PC, Xbox, PlayStation, Switch. Ed è pure cross-platform, quindi... tentar non nuoce, ecco. Ah, allora. The Last Spell è un roguelite 2D a turni ambientato in un mondo in cui gli eroi combattono le orde infinite del male usando la magia per proteggere Haven. Fico! In uscita dall'accesso anticipato il 9 marzo, il gioco è un'esperienza RPG completa con statistiche, abilità, perks e combattimenti epici contro i boss. Bello, fico questo. Andiamo a vedere la Cappella Sistina più tardi. Voglio dare un'occhiata da vicino al soffitto. Questa cosa però devo editare. Aspetta. Rise of Industry. Vediamo. 3, 2, 1. Ciao. L'obiettivo si sbloccherà. Arrivo. Che ho editato il documento. Document edited. Sì, lo dico alla mia collega, così lei sta tranquilla. Io il documento l'ho editato, io sono tranquilla perché ho finito tutto, a posto. Allora, dicevo, che vuoi di più? Sì, infatti. Comunque, dicevo. Non so perché, ma c'è una persona che sta vagamente tormentando Luxor. Va bene, lo confesso, sono io. Oh no, volevo lasciare tutto quanto privato e invece non l'ha messo. No, sono io, basta. Voglio il cazzone di Lux. Vabbè, dici. No, ma a parte gli scherzi. Non ricordo bene, però c'era questo tipo che tanti anni fa con Luxor, cioè la prima che mi mettessi io con lui, ma molto prima. Oh. Insomma, quanto capito si è accomodato un po' di merda, no? E Luxor giustamente ha deciso di tagliare i ponti. E poi mi ha detto che non lo vuole proprio vedere, sentire. Cioè, non... vabbè, se capita che se lo ritrova davanti, fa finta come se fosse una persona qualunque. Okay. Sì, no, diciamo che lo ignora. Okay. Perché già una volta, per esempio, è capitato che è venuto al lobby. E semplicemente, ciao, come stai? Tutto a posto? Vabbè. E invece mi ha raccontato che qualche giorno fa è passato al lobby con un amico. Forse dai Manforte, ora non lo so. Facendo il finto tonto.
Perché loro due, lui che era già venuto al lobby, è stato fatto il tesseramento, eccetera, eccetera. Tesseramento che poi non ha neanche fatto. Prima volta che venne, ma gli ho fatto fare il giro del posto proprio a lui. Ah, bello, interessante. Sì, però devi fare il tesseramento. Oh. I'm out. Vabbè, noi allora, ciao. Ok, ciao. È tornato. Vorremmo bere qualcosa. E giustamente Luxor. Certo. Avete la tessera? No. Ok, volete fare la tessera? No, volevamo solo bere. E allora non si fa niente, bisogna fare il tesseramento. Ah. Mi sono rimessa. Dov'è il Duke? Che per chi non lo sa è l'associazione che sta al piano sopra il nostro. È l'associazione musicale, fanno concerti e queste cose qua. E lui. Mm-hmm. E sopra di noi, prendi la porta che sta a sinistra ed entri. Ok, ciao. Praticamente lui era venuto perché voleva parlare. O forse voleva dire tipo, ma io voglio tornare in nuovo amico con te, bla bla bla. Però l'ha beccato Lucio nel momento in cui stavano altri nostri amici al locale, quindi non era completamente da solo. Si è sentito un po' a disagio, allora se n'è andato. Ma cazzo si fa, io boh. Io personalmente se, boh, per un motivo X, spero mai, per un motivo X dovessi litigare con Nido, boh, magari mi pento di essere... Va bene, basta, litighiamo. No, ne ho detto, faccio un esempio, ho detto, se mai dovessi litigare con una persona a cui voglio bene, litigo con Nido, però poi, che ne so, mi pento, penso di aver fatto una cazzata, bla bla bla. Per me, penso che qualsiasi situazione dal vivo è buona per parlare. Non è che devi beccare per forza un momento in cui non c'è nessuno. Certo. Cioè ti direi, senti Edo, so che... Vaffanculo, sa trappola! Ti direi, senti Edo, so che sei arrabbiato con me, magari non mi vuoi perdonare, però ti prego, posso... Mi puoi ascoltare, posso parlare un pochino, perché ci terrei veramente a tornare amici, ecco, io direi questo. Ovviamente dipende anche dalla... Sono morto. Dipende anche da quello che è successo, perché ripeto, io non so cosa sia successo di preciso. Sì, questa cosa succederà quando tu cagherai nel puzzo. No, Edo, no. Vedo che non posso perdonarti. L'ha detto. Questa cacata micidiale non potrò perdonare. Nix dice: più che altro, se c'è stato un trascorso, fare finta di nulla così fa leggermente storcere il naso. Soprattutto se ci si è allontanati l'un dall'altro. I am your personal voice leader. Sì, non lo so, è come... Cioè, Luxor proprio, ripeto, non, a quanto ho capito non vuole più averci niente a che fare, perché mi sembra che gli ha fatto un torto grosso. Tenendo conto che questa persona, mi sono accorta che si sta allontanando chiunque. Cioè, prima era, questo qua era amico di un'altra mia amica, che non dirò il nome, però era amico di un'altra mia amica, e ha fatto allontanare pure lei, che è un bijou, che è tranquillissima, l'ha fatta allontanare. Corpo sano. Un bijou. Cioè, questo qua se l'ha mandato pure, perché siccome conosci anche lei, Luxor, ha iniziato a dire, ma pure tu conosci Luxor, ma tu dovresti farci da tramite. Giustamente la mia amica ha detto, ma scusa, ma se Luxor non vuole vederti, perché lo devo forzare? Giustamente pure. Mm-hmm. Cioè è come se Edo dice, mo fra, questa persona mi sta proprio sul cazzo, che... E io dico, no vabbè, Edo, ma facci, parlaci. No fra, mi sta sul cazzo, non lo volevo cagare. No ma Edo, tu dovresti, cioè mi manderesti a fanculo, sì. E mi diresti sicuro, Francesca, gli faccio un po' il cazzo che mi pare, non... Sono abbastanza adulto e vaccinato per capire con chi voglio trascorrere la mia vita e non con quella persona, quindi... Probabilmente è molto più probabile che succeda l'inverso. Che tu me lo dica, io ti dico, vabbè dai, cerca di andarci d'accordo. Ma perché io mi dispiace quando sento queste cose, cioè... Credo che... Cioè, voglio che le persone inizino a stare d'accordo con le altre. Non lo so, è una cosa che io ricerco negli altri, ma non in me stesso, perché sono un coglione, a quanto pare. No, no.
Mi sa mai stato usato sotto le persone. No, no, non ci voglio più avere niente a che fare. Però se sento che un'altra persona sta sul cazzo un'altra, dico, dai, però non lo so, è veramente così brutto? Dai, potreste anche un attimo parlarci. Beh, io non lo so. Però vedi, cioè, tu, adesso tu immagina una persona che ti sta proprio sul cazzo e tu non vuoi proprio né vedere né sentire, sì, no? Sì, sì, ma lo so, cioè, è una cosa che comprendo, comprendo. Vabbè, questo è qua, mi fa solo ridere. Esatto, sì. Nix dice, ma al massimo se ne può parlare, ma non è che uno può dire, tu aiuta a sistemare. Vabbè. E questa persona si è cazzata con questa mia amica perché non l'ha fatto da tramite. Allora tu non sei una vera amica, non mi hai fatto da tramite, sai che sto soffrendo. Poi mi sembra che sono successe anche altre cose che non mi ricordo e questo si è allontanato pure da questa, dicendo che lei è una stronza, che non è una vera amica, i veri amici si aiutano a vicenda, vabbè. Mi sono un attimo perso nel discorso, no? Questa questione c'entra ancora con Luxor. Cioè, è collegato al tizio che stalkerà Luxor. Sì, sì, sì. Ah, ma okay. Non ho visto proprio il payload che andava, scusate, con l'errore mio. Sì, sì, comunque. E i problemi dei trentenni oggi. LOL, ok. Ecco, bravo Nix. I miei amici sostengono, mica ti fanno da pacire al posto tuo, esatto. Yeah. Cosa che io personalmente non farei mai, non mi metterei mai in mezzo alle questioni altrui. Personalmente. Semplicemente, oh, senti, secondo me tu dovresti fare così, così e così. Poi fai quel che ti pare, insomma. Vabbè, comunque per me si è comportato in maniera un pochino viscidina. Oh. Proprio lo strong mi dà fastidio perché questo tipo viene proprio al lobby perché sa che lui sta lì, ma l'ha beccata, quanto ho capito, l'ha beccato in un momento in cui in generale dovrebbe esserci poca gente, quindi diciamo ancora pomeriggio presto circa, o forse nel tardo, allora non mi ricordo, e sperava che non ci fosse nessuno se non solo lui, invece c'erano anche altri nostri amici. Che stai di Apex e Apex? Ah no, Apex è una fusione tra Fortnite e Overwatch. Per niente però. Guarda, se un tuo amico dice così, non ti fidare più del tuo amico. No, madonna proprio, veramente, come sei drastica. Allora, però. Apex è un Battle Royale. Cioè, ne so, non so, ce l'hanno 99 giocatori suddivisi in squadre. Che si combatte una vicenda e vince la squadra che arriva per prima. Quindi come gameplay diciamo che è un Fortnite. Non so che cosa abbia di simile ad Overwatch, può essere il fatto che ci sono vari personaggi che puoi scegliere con varie abilità diverse e quindi possono aiutare la squadra a creare sinergie e combo. Quello sì, potrebbe essere simile ad Overwatch, o forse come, non so, colorazioni, stile, non saprei. Però sono comunque giochi un po' diversi. Secondo me, sicuramente penso che sia molto più competitivo, forse molto più di strategia, forse Apex, secondo me, perché sono anche molte abilità. Su Fortnite praticamente non ci sono abilità, ci sono oggetti che puoi trovare come puoi non trovare. Quindi è molto a culo, ecco. Apex ci ho già giocato e faccio abbastanza schifo. Io forse un giorno lo recupererò con Isina, magari. Ma poi dipende da tante cose. Se sono amici stretti e sai che c'è un certo rapporto, puoi anche fare un passo in più per i loro bene. Ma se sono distanti, proprio sti cazzi. Se vogliono risolvere, devono fare i passi loro stessi. Mi interessa, come si dice da me, cala iconna. Cos'è cala iconna? Vabbè, e chiedi scusa se ha sbagliato e vuole riappacificarsi. No, è anche un'altra cosa. Overwatch non è un Battle Royale. E niente. Si abbassa la testa. Ah, cala iconna.
Alle corna. Sembra che dici tipo abbassa le corna, se sembra. In che lingua? Eh sì, effettivamente, che dialetto è? Hai un dialetto? Sì, penso di sì. Non so. È siciliano, ecco, è siciliano. Sì, sì. Ah, dai. Dalla Sicilia. Ci siamo. Mi stavo riscaldando anche un pochino le manine perché devo starnutire. Non preoccupatevi, vi copro le spalle. Mannaggia il cazzo, non so dove ti scoprire. Aspetta. Per caso lavori in una... Ok, ci sono. No, perché? Perché ti lasci sempre dietro un sacco di fogli. Bello Winston che dice: Chirico, sei una copisteria. Che ti lasci sempre dietro un sacco di fogli. E Chirico che fa: ah. Poteva tranquillamente trasformarsi in una battuta sessista. Meno male che non è successo. Perché? No, non lo so. Quando sento tipo queste frasi, ma tu sei per caso una copisteria? Non lo so. Sembra tipo, ecco, adesso spara una roba assurda. Che non si può sentire. Invece no, è stata ok. Potenziamento ai danni in arrivo. Ah, ok, niente. GF, tio. Siciliano dialetto africano. Quello è estremo sud, tu dici, giustamente. Beh, siete stati dominati da greci, italiani, romani, saraceni, cartaginesi, arabi, e più ne ha più ne metta. Insomma, sei stati dominati da un po' di gente. Facciamo cacare allora. No! Ah, oh, Genji! Oh, Genji! Devo tornare alla mia postazione. Ehi, tra poco forse mi prendo Moira, vaffanculo. Oh! Va bene, cerco di ultare velocemente e poi gioco Moira. Mi sono Rodda il Gazoz. Non mi ricordo, Edo, hai saputo della mia conferma all'Ozzo Comics, sì? Sì. Ok, e anche di Ciao Darwin? Di Ciao Darwin no. Praticamente, sì, va bene Genji, ok, alright, va bene, cazzo, Kuga. Sono venuti un po' di giorni fa dei tipi a Lobby Games, mi hanno detto. C'è un tipo che ha detto, salve, tra qualche giorno faremo dei casting qui a Bari per le persone che vogliono partecipare al programma di Ciao Darwin. Per la sfida nerd contro palestrati. E ho detto, avevo pensato, siccome c'è la sala gaming, avevo pensato che potreste darci dei nomi di clienti, di persone che potrebbero essere interessati. Giustamente il mio collega ha detto, guarda, nomi dei nostri clienti per privacy non li possiamo dare. Parleremo con i nostri amici o con i nostri colleghi e vi mandiamo loro. Quindi mio collega ha detto, ma Fra, tu vorresti? E io, senti, se mi pagano almeno vitto e alloggio, rimborso spese per il viaggio, sì. Ok. Quindi conclusione, lunedì verso l'ora di pranzo faccio il casting insieme alle altre personcine di Lobby. Dai. Posso fare una domanda? Giuro che non spammerò. Dopo la partita potete entrare in lobby a fare una partita solo una. Sono scarso. Non ti preoccupare, c'è un posticino libero. Quindi yes, certo che puoi. Ma anche più di una. Subì. Sì, Nyx, l'ho vista. E le mie palle avrebbero preferite non vederle.
Perché si sono appena svuotate. Appena svuotate ripetutamente, Dio. Beh, è momento di muore adesso. Ma infatti io quella skin la prendo tipo instant, quella skin. Appena arriva la compro. Non me ne fa un cazzo. Luxor invece mi sembra che si vuole comprare quella del... come si chiama? Quello che sta in bicicletta. Adesso. Luminerald. Lui adora quello e qui se lo vuole prendere. Era bello se facevano con il cyborg là che è l'allievo di Silo. Sì! Sì! Ah sì, Genos. Genos. Aveva un botto. Vabbè, hanno dovuto scegliere. Madonna, una bella fica con le coscione aperte o un robot che ne abbiamo già mille. Facciamo la fica con le coscione aperte apposta. Sono stati presi da fan service. Non sto riuscendo a fare niente. Che cazzo è questo PX? Ah no, penso che sia Erconchino. Si dicevo tipo Ercola Z che mi serve la lat machine. Ti devi levare a cazzo. È partito io. Scusi, finisco di fare la serie e mi levo. Azzi, ti devi proprio levare a cazzo in questo momento. Sembra una voce da proprio da ciadone. Sì. Vabbè, forse non te lo ricordi, ma vedi che ti ho mandato. Ma qual è quello di Benigni, no? No. Quello del tipo che usa il filtro da Chad e parla tutto in romano. Ah, giù, è vero, sì. Si chiama Brian Lelli, mi fa scappare. Stavamo parlando ieri, a me fa ridere, sai chi? Quello che fa tipo il cosplay di quel personaggio di Bucky. What? Ok, ne conosco uno, ma non so se ho capito. Con i capelli rossi. Ah, quello che ok. Super palestrato che fa per la faccia da Chad. Perché ti fa ridere? Ah, ok. E fa la canzone. Ah, sì. E si vede lui che fa le facce da Chad. Fanno tutto bello. In genere c'è lui che fa scattare. E poi c'è un altro tipo che mi sembra giapponese. Che fa pure lui le facce, cioè è sempre elegante e fa sempre quelle facce là per scattare.